Vogliamo renderti omaggio e dimostrarti tutto il nostro affetto. È stato un intenso e sentito momento per celebrare il grande artista scomparso un anno fa, con una platea di partecipanti di valore che hanno voluto omaggiarlo con presenze e parole. Villa Mendola si è trasformata in una location della quale musica e poesia si sono perfettamente unite per rendere il più giusto ricordo al maestro Mario Cesa, che è stato e tuttora è espressione della musica contemporanea, che parte dal popolo e arriva alla sua massima espressione artistica. Nel corso dell'incontro tanti gli esponenti del mondo della cultura intervenuti con proprie poesie su musica e contemporaneità, tra cui Rosa Mannetta e Graziella di Grezia. Una miscellanea tra civiltà irpina, ricordi del maestro, la musica, attimi di suavità, credo, e la poesia poi espressione dell'anima, del pensiero umano. E io vorrei citare a proposito Rocco Scodellaro, poeta del Sud, che scriveva in una poesia e il sole non dava i nostri corpi. Ecco, è un modo di dire come la nostra Irpinia inonda i nostri pensieri. Musica, poesia, melodia, problemi contemporanei, siamo ancora non lontani dalla pandemia, stiamo vivendo questa piccola libertà, questa rinascita che serve a noi per andare avanti. È una celebrazione che mi auguro non smetterà mai di avvenire, perché Maestro Cesa è maestro di Avellino e degli avellinesi, di tutti gli avellinesi e gli irpini. È l'espressione della musica contemporanea che parte dal popolo e arriva alla sua massima espressione musicale. Questa fusione appunto tra varie arti e soprattutto la capacità di partire dal quotidiano e dalla contemporaneità e dal popolo per poi tramutarlo in delle opere che sono assolutamente di inestimabile valore. L'evento in ricordo di Mario Cesa è stato fortemente voluto da Anna Maria Picillo, direttore artistico della rassegna Avellino Letteraria, ed è stato coordinato dalla giornalista Daniela Puzza.